Ragazzi, ci siamo, stiamo per scoprire se la cassaforte della nave si apre con la chiave di Iron Man. 3, 2, 1. Ragazzi, nuovissimo video sulla stagione 4. Oggi siamo qui per fare una roba veramente assurda. Siamo qui per fare oggi una challenge molto particolare, ragazzi. Siamo qui con Filippo, un abbonato e addirittura usa anche il codice supporta creatore. Guardate un po', ragazzi, si trova addirittura a fare un video insieme a me. Bella Filippo. Ciao. Ok, cosa andremo a fare oggi? Innanzitutto andate tutti nel negozio a inserire il codice Lollopollo. Anzi, mi sa che mi è scaduto anche a me, quindi dovrò reinserirlo anch'io. Mi raccomando, tutti quanti il codice Lollopollo nello shop e lasciate subito un bel mi piace a questo video, ragazzi, perché quello che andremo a fare sarà veramente epico e difficilissimo da realizzare. Direi di buttarci subito in partita, perché quello che andremo a fare sarà provare ad aprire la cassaforte che vedete in questa nave qui dietro le mie spalle, la nave di spawn, ragazzi, con la carta di Iron Man. Perché in teoria praticamente la nave è di Iron Man, quindi usando la carta di Iron Man in teoria la cassaforte si potrebbe anche aprire. Non lo sappiamo e lo andremo a scoprire proprio in questo video. Quindi mi raccomando, subito un like, guardate il video fino alla fine e iscrivetevi al canale, perché so che ancora non avete fatto. Ma adesso non perdiamo altro tempo e buttiamoci in partita. Ragazzi, eccoci qui a Stark Industries. Adesso prendiamo qualche arma, andiamo a fare fuori il boss Iron Man, che hanno aggiunto i laboratori della battaglia. Quindi siamo molto più avvantaggiati e riusciremo ad arrivare alla nave di spawn. Adesso vi faccio vedere in che modo. Innanzitutto cerchiamo di non morire e prendere tutte le armi possibili e immaginabili, così possiamo lootare e uccidere il boss Iron Man senza problemi. Ok, allora cosa dobbiamo fare adesso? Beh, ci manca soltanto di uccidere il boss Iron Man, direi. E poi ci siamo. Dobbiamo andare all'avventura e cercare una barca. Cercare una barca che ci porterà fino all'isola di spawn. So che sarà un po' complicato e non so se ce la faremo, ma proveremo. Quindi, raga, mi raccomando, un bel mi piace in questo momento. Codice Lollopollo, già lo sapete tanto. Queste cose già le sapete, le dovreste fare senza che ve lo dico, anzi. Oh, mi sparano i scagnozzi. Vabbè, non dovrebbe essere un problema, tanto sono molto scarsi. Ok, uno e due, andati. Ma perché non... cioè, non vengono atterrati, muoiono subito. È stranissima sta cosa. Scendini, Lollo. Ok, grazie. Guarda, prova a atterrarne uno. Non ce la farai. Cioè, muoiono subito, non capisco. Ce n'è uno qua. Su un bot che mi sta sparando. Guardali, non vengono atterrati, ma muoiono subito. Strana questa cosa. Vabbè, speriamo che sia così anche con il boss Iron Man. Anzi, spero che abbia tipo pochissima vita e lo uccidiamo con colpo. Non vorrei morire in laboratorio della battaglia, sinceramente. Anche se ho molta paura che possa accadere questa cosa. Anche perché il boss Iron Man non lo trovo, ragazzi. Non vorrei che non ci sia, eh. Attenzione. Potrebbe essere al piano di sopra. Potrebbe essere al piano di sopra, in effetti. Dai, andiamo a vedere. Ti prego, Iron Man. Sì, è qui, perfetto. Oh, no. Aspetta, ma l'ho ucciso con tre colpi. Ma non ci credo. Vabbè, almeno abbiamo subito la carta, raga. Praticamente in laboratorio della battaglia i boss avranno pochissima vita. Gli scagnozzi anche, li ucciderete con pochissimi colpi, a quanto pare. Sicuramente sanno che voglio fare questa sfida e quindi sono morti loro di loro spontanea volontà, non ne ho idea. Allora, per arrivare subito adesso, dovremmo arrivare tipo qui giù, sarà una cosa estrema. Allora, prendiamo tipo l'elicottero e andiamo a cercare una barca, perché ci servirà una barca per fare il bug di cui abbiamo bisogno. Quindi mi raccomando, all'azione, dobbiamo essere carichissimi e riuscire a fare questa challenge, perché voglio vedere che cosa succede se riusciamo ad aprire la cassaforte con la chiave di Iron Man. E soprattutto, ragazzi, secondo voi la cassaforte si aprirà o no? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Prima di vederlo, ovviamente, non barate, mi raccomando. Perfetto, allora dobbiamo partire con l'elicottero. Ecco lì giù la nave di spawn. Non so se con l'elicottero ci arriviamo, in realtà. Io non rischierei di provare cose strane, ma andrei dritto con la barca, perché magari con l'elicottero, non so, si bug, esplodiamo in aria e non vorrei farlo. Ragazzi, siamo vicinissimi alla nuova barca, alla nuova zona, cioè come si chiama, non è una nuova zona, insomma all'isola di spawn. È sempre nuovo perché prima non era così, e possiamo prendere adesso una barca. Ma prima, ragazzi, vi voleva ricordare una cosa anche il nostro carissimo Filippo. Vai, ricordaci questa cosa molto importante. Mi raccomando, supporta un creatore, codice Lollopollo nel negozio oggetti, mi raccomando, è importantissimo. È importantissimo, altrimenti non riuscirete mai più a fare una vittoria reale e neanche anche una challenge super speciale di questa stagione. Allora, possiamo arrivare direttamente alla nave, perché io ho tipo 700 di materiale, più 200, quindi ho un'infinità di materiale. Quindi non dovremmo avere problemi di materiali, ma magari di tempo no, perché abbiamo 3 ore e 75 minuti o una cosa del genere. Sì, non si vede, aspetta, dov'è? Ragazzi, sembro stupido quando faccio queste cose. Sì, è qui, 3 ore e 47 minuti a disposizione. Quindi non abbiamo problemi né di tempo né di materiali. Quindi dovrebbe
riuscire tutto al meglio. Andremo a scoprire se la chiave di Iron Man apre la cassaforte speciale di questa stagione, la cassaforte segreta che quasi nessuno conosce. Infatti, per chi non lo sapesse, ragazzi, sopra la nave dell'isola di Spawn c'è una cassaforte che si può aprire tramite una chiave. E quale chiave se non quella di Iron Man, dato che la cassaforte è piena e ricoperta di... Oh, vedo tutto in prima persona? Figo. Dato che la nave appunto ha tutti i simboli di Iron Man sparsi in giro, quindi ecco, penso che si apra, dai. Allora, vieni qua, possiamo iniziare a salire, mi sa. Ok, io inizierei a salire da qui, magari prendiamo anche l'elica della nave, così facciamo anche prima. Vai, 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 vai. Ragazzi, spero che queste challenge della stagione 4 vi stiano piacendo, perché mi sto divertendo un botto a farle. Sono tantissime e divertentissime, quindi mi raccomando, se volete altre serie del genere, se volete altri video, commentate qui sotto. Se le volete, ovviamente, lasciate un bel like, così capisco che vi piacciono. Allora, dovremmo quasi essere arrivati al flusso d'aria che ci porta su, e stiamo per scoprire effettivamente se la cassaforte aprirà, cioè se la chiave aprirà la cassaforte della nave. Io spero di sì. Oh, eccolo, siamo ufficialmente sull'isola di Spawn, ragazzi, in una partita del gioco. Adesso la cassaforte non mi ricordo neanche dov'è. Non so se tu te lo ricordi. Io sono un attimo confuso, no, in questo momento. Allora, proviamo a cercare qui dentro. Proviamo a cercare qui dentro. Apriamo la porta. Qui non c'è niente. Non c'è niente. C'è un fucile a pompa che già ho, tra l'altro. Allora, come vedete, ragazzi, la nave ha tutti i simboli di Tony Stark, della squadra di Iron Man, praticamente. Guardate qui, ce ne sono uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui. Insomma, è pieno, ragazzi, pieno di questi simboli. Quindi vuol dire che la cassaforte, magari con la chiave di Iron Man, si potrebbe aprire. Non lo sappiamo. Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Eccola! Eccola, è lei, è lei, è lei, è lei. Trovata. L'ho trovata in questo esatto momento. Allora, eccoci qui davanti alla nostra cassaforte. Io ti dico, secondo me potrebbe anche aprirsi. Secondo te qual è il tuo pronostico? Secondo te si apre? Sì, dai. Vediamo, ragazzi. Vediamo un po'. Ragazzi, ci siamo. Stiamo per scoprire se la cassaforte della nave si apre con la chiave di Iron Man. 3, 2, 1. Ragazzi, stiamo per scoprirlo. Finalmente. Io premo E e vediamo che cosa succede. Vediamo se ci dà errore o se ce la apre. 3, 2, 1. No, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Accesso negato, ragazzi. Guardate qua, richiede la chiave elettronica. Io ce l'ho una chiave elettronica. Eccola qui, gioco, eccola qui. Chiave elettronica Iron Man. La nave è di Iron Man. Penso che tu mi possa far aprire questa cavolo di cassaforte, o no? Dai, non ci credo. Gioco, per favore. E niente, prova tu, magari con te è diverso. Non lo so, tu usi il codice Lollopollo. Quindi, cioè, lo uso anch'io in realtà. Però non lo so, ragazzi. Non funziona. Accesso negato, ragazzi. Ragazzi, se volete che proviamo con la carta di Doom, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché a 6000 like andremo a provare a farlo con la carta di Doom, ragazzi. Ovviamente in un altro video. Per oggi direi che è tutto. Abbiamo scoperto che la cassaforte non si vuole aprire con la chiave di aereo. Oh, che co... Mamma mia. Neanche con i poteri si apre, ragazzi. È proprio chiusa, sigillata. E poi, cioè, nel senso, se c'è una cassaforte, vuol dire che stanno per aggiungere un altro boss mitico, se quella di Iron Man non funziona. Non so, fatemi sapere le vostre teorie qui sotto nei commenti, perché secondo me sta per succedere qualcosa di estremamente assurdo nella mappa di Fortnite. Che dirvi, ragazzi, questa challenge, anzi questo esperimento, è andato a buon termine, ragazzi. Abbiamo scoperto che purtroppo non si apre la cassaforte. Però c'è una notizia, ragazzi, cioè quella che se c'è una cassaforte probabilmente aggiungeranno un nuovo boss mitico. Grazie mille Filippo per aver partecipato. Vi lascio il suo canale YouTube in descrizione, perché fa video anche lui. Quindi mi raccomando, passateci tutti. Ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Ragazzi, grazie a tutti per la visione. Bella a tutti.